E il Pescara riparte dalla Serie B. Dopo la retrocessione più umiliante della storia, i biancazzurri provano la risalita immediata. Con un organico completato prima del previsto e una squadra già collaudata in Coppa Italia, domani sera sarà campionato. Ospiti all'Adriatico i campani della Juve Stabia, allenati ancora una volta da Piero Braglia e con poche novità a confronto alla scorsa stagione, Vitale e Di Carmine su tutti. In casa biancazzurra dovranno rinviare il loro esordio in campionato Viviani, Politano e anche Sforzini, indisponibili, al pari di Ćosić e Vukušić. Il tecnico Pasquale Marino, che non vede l'ora di iniziare questa avventura, dovrebbe mettere in campo Pellizzoli tra i pali, Balzano e Rossi esterni difensivi con Capuano e Schiavi centrali. A centrocampo Nielsen, Bjarnason e forse Rizzo, con Ragusa e Cutolo esterni d'attacco e Maniero al centro, con Mascara, ultimo arrivato, che partirebbe dalla panchina. Non mi nascondo, però dico, abbiamo 3-4 giocatori che possono giocare, può giocare Rizzo, può giocare Brugman, può giocare Rizzo mezzala, cioè, le alternative non mancano, ecco. Quindi sceglieremo domani, prima della partita. Confido nell'intelligenza che hanno dimostrato questi ragazzi finora, per come hanno lavorato, come si approcciano al lavoro, che diano continuità a quello che hanno fatto finora, ecco. Certamente l'avversario è difficile, però in Serie B non penso che ci siano partite facili come in ogni campionato, per cui sappiamo che non possiamo sbagliare mai con nessuno, sia squadre che hanno ambizioni di vertice, sia squadre che devono salvarsi. L'approccio deve essere sempre al massimo, perché senza l'approccio e quella feroce agonistica che serve in questo campionato, le distanze, seppure sei magari qualitativamente superiore a un avversario, non vengono fuori. Continua a ritmo spedito la prevendita. Se gli abbonati saranno alla fine circa 5.000, per domani sera almeno 15.000 spettatori saranno sugli spalti per iniziare con il piede giusto. E dopo le tessere gratuite ai disoccupati di Pescara e gli abbonamenti messi a disposizione per alcune decine di sportivi di Francavilla al Mare, anche i senza lavoro di San Giovanni Teatino, che è in provincia di Chieti ma a due passi da Pescara, avranno 100 tessere in omaggio. Domani sera arbitra Maurizio Mariani di Aprilia al secondo anno di Serie B, e alla vigilia sia gli organi di stampa nazionali che gli esperti della categoria danno il Pescara super favorito per l'approdo in Serie A, appena dopo il Palermo. Facciamo i primi scongiuri di fine estate.